Ecco, diamo una bellissima notizia ogni tanto, cioè notizia che per certi versi è storica, io ieri l'ho commentata, l'abbonamento ATAM si può viaggiare su tutte... Questa delibera che abbiamo approvato in giunta, i voucher digitali, verrà abbattuto dell'80% del costo dell'abbonamento annuale, che significa che da oltre 400 euro passa a 80 euro. Nei prossimi giorni, quindi praticamente per un abbonamento di un anno costa... Abbiamo calcolato 27 centesimi, una cosa veramente accessibilissima, una cosa che può, una misura che non ha soltanto impatta la, diciamo, la mobilità sostenibile, ma impatta anche dal punto di vista sociale ed economico le famiglie che possono così sostenere un costo non molto accessibile, quindi otteniamo due risultati. Ecco, due risultati, sì. Incentiva chiaramente il discorso di utilizzare i mezzi pubblici, quindi questo dovrebbe essere. In più ricordiamo che sono arrivati, non so, mi sembra 30 pullman, o arriveranno. Ne sono arrivati attualmente, sono una quindicina, sono la vecchia fornitura. Poi andremo a gara per 65 nuovi bus elettrici, quindi si rinnoverà completamente il parco mezzi di ATAM, quindi mezzi più moderni, più efficienti, quindi stiamo dando, diciamo, delle risposte sulla mobilità, crediamo, molto molto importanti, perché l'idea è quella proprio di decongestionare il centro dai mezzi privati e favorire, incentivare, sviluppare il mezzo, diciamo, pubblico integrato con gli altri sistemi di mobilità, penso ai monopattini, al bike sharing, quindi la possibilità che chi si muove in centro abbia una vasta gamma di scelta e può evitare di prendere la macchina. Ecco, sembra una piccola cosa, ma sarebbe davvero un cambiamento epocale. Sì, è un cambiamento epocale che è possibile grazie alle risorse presenti nel PON, nel REACT, che stiamo spendendo e utilizzando al meglio, diciamo, per fornire alla città dei servizi efficienti. Grazie all'assessore, mi metto a battaglia, grazie.